Ciao e benvenuti a False Dream. Dunque, era da un po' che volevo provare un gioco con le anomalie. Vanno molto di moda in questo periodo. Ci sono questi giochi in cui si procede mano a mano che si trovano le anomalie all'interno di una location particolare, anomalie che possono essere sia cose diverse, semplicemente, quindi uno deve prestare molta attenzione ai dettagli, oppure possono essere anche anomalie nel vero senso della parola quando si tratta di un gioco horror. In questo caso siamo sull'horror, da quello che ho capito, e quindi le anomalie potrebbero anche essere, insomma, poco piacevoli e abbastanza spaventose, almeno io ci conto su questo. E so solo che a quanto pare questo è fatto bene, è veramente un bel gioco e quindi andiamo subito. Io partirei col normal, poi chi lo sa, magari un giorno faremo anche il nightmare. Dunque, allora, l'interazione, ok, è col tasto sinistro, mentre invece per catturare l'anomalia, penso che si usi la camera, aim camera, quindi si usa il tasto destro. E poi, vabbè, tutto normale, worst, la E, ah no, la E cattura la foto. Ok, quindi vabbè, intanto dobbiamo mirare e poi scattare la foto. C'è anche uno sprint, perché? Per quale motivo si corre? Va bene, ah beh, anche lo spazio, tutto, cioè alla fine spazio e servono più o meno la stessa cosa, crouch, vabbè, sono gli stessi di fasmofobia, quindi va bene. Ok, quindi allora, vi comunico subito che io e i dettagli non andiamo d'accordo in questi. Vabbè, in questi giochi no, perché non li ho mai fatti, però in generale quando si gioca a queste cose, tipo guarda questa foto e poi una volta che la copro dimmi tutto quello che c'era nella foto, io proprio faccio schifo in quelle occasioni. Quindi vedremo qui come andrà, perché insomma questa stanza è ricca di cose, tipo ci sono tre fiori nel vaso, mobiletto, le luci. Si accendono e si spengono, la cosa mi preoccupa, la lavatrice sta andando, devo anche leggere cosa c'è scritto sopra. Ma cominciamo a boh, farci un po' un'idea. Ok, c'è un coltello lì sopra, spero che non cambino anche i mobiletti. Ok. Ah, ci sono anche altre porte. C'è un cesso con 5 rotoli di carta igienica e un rotolo di carta igienica lì. Ah, ci sono anche. Quella cos'è? Ah, sarà la tipo per cambiare l'aria. Un aspiratore. E poi ci sono le lucette fatte in questo modo. Qui ce ne sono due, ok, ma non mi ricorderò mai tutte queste cose. Questa è la luce qua dentro. Oh, wow, sì, vediamo. Bello. Bellissimo. Posso anche mettere. Sto facendo un bagno così estemporaneo. Va bene, qua c'è uno sgabellino, due cosi di sapone, la doccia e il catino. Va bene. Ok, che poi è tutto un lavoro che sto facendo, ancora non ho letto niente di quello che bisogna fare in questo gioco. Spero che ce lo diranno, perché al momento sto facendo tutto ciò così di mia volontà. Ok, c'è un. Ah, qui è dove passerà il tempo, probabilmente. Ci accorgeremo del passaggio del tempo. Ah, c'è una. Ho una flashlight. E come la uso? Aspetta, no? Questo non me l'avete detto, però, nel. Ah, ce l'ho già accesa di default. Ok, bene, sì, preferisco. Ma è un po' scomodo, però. Ah, ho preso la note, non volevo. Va bene. Grazie per restare al True Dream, che però sarebbe False Dream il titolo del gioco. Questo hotel evidentemente si chiama True Dream, si check out alle 9 del mattino, quindi dobbiamo resistere fino alle 9 del mattino. Cortesemente, prima di andare a letto, esplora e memorizza la stanza, certo. Tutti gli hotel ti chiedono di fare questa cosa. Prima di andare a letto, per favore, spegni tutte le luci. No, no.
Vedi, a me non potresti mai chiedere una cosa del genere perché io non andrò mai a letto con le luci spente o con la tele spenta. Io devo sentire un sacco di rumore e avere un sacco di luci attorno perché sennò non dormo assolutamente niente. Ma questa, per favore, gioca col mio ragazzo, col mio bambino, non lo so. Goditi un lungo riposo, sì, vedremo quanto lungo, perfetto. Allora, esplora e memorizza la stanza. Devo spegnere tutte queste luci e poi andare a letto. Vabbè, posso farlo dopo. Mamma mia, ma sale su tutti i mobili questo qua. Qua sotto il letto c'è qualcosa? No. Mi incute timore tutto ciò che vedo, anche questa creatura qui. La luce, ok. Va bene, adesso spegneremo. Però, scusa, fammi tirare prima la tenda perché mi preoccupa questa cosa qua. Ok. Ah, qua. Read, sì. In caso di emergenza puoi evacuare al unità, vabbè, nel vicinato passando da qui. Ma va? Prendo a testate questa cosa e passo dall'altra parte. Va bene. Mamma, ci sono anche stanze davanti. Speriamo che non si affacci mai nessuno. Però essendo un gioco horror potrebbe anche succedere. Va bene, allora io andrei. Ah, qua c'è una scatola di fazzolettini, un condizionatore, ok, ma io non mi ricorderò mai tutto. Una valigia, io non mi ricorderò niente di tutto ciò. Va bene, allora spegniamo tutte le luci. Qua c'è la prima, perfetto. La seconda, ok. Terza, quarta, ok. Poi questa e poi andiamo a letto e cominciamo la nostra avventura. Ah, devo tenere premuto, va bene. Allora, siamo all'una e dobbiamo. Oh, non ho guardato lì sotto. C'era qualcosa qua sotto. Io non ho guardato qui. Se per caso c'era. Mamma mia. Vabbè, vedremo. Insomma, la foto mi sembra uguale. Qui ce n'erano quattro, mi pare. Questa creaturina, ok, qua. Ah, però aspetta, c'è roba qua sopra, io non sto leggendo. Non importa quanto tempo passa, fuori è sempre scuro. Forse questa non è la realtà. E se è quello il caso, sono in un sogno? Queste sono cose scritte da qualcun altro? Scriverò quello che ho imparato fino adesso. Dalle note lasciate dagli altri e le mie esperienze. Se qualcuno legge questo, per favore, cioè per favore, spero che aiuti. Sembra che quando sembra che siamo intrappolati in un sogno, in un mondo di sogno. Cattura l'anomalia con la telecamera, con la fotocamera, poi vai a letto e il tempo passerà. L'anomalia ce n'è una ogni volta che ti alzi e sembra che la porta d'entrata si apra quando l'orologio arriva alle 9. Ok, se non riesci a trovare un'anomalia, prendi la radio a destra. L'intensità del rumore della radio ti indicherà più o meno la location, cioè dove è situata l'anomalia. Tuttavia, il tempo si resetterà all'una. Per favore, sii cauto. Ah, porca miseria. Quindi noi abbiamo modo di trovare l'anomalia comunque, anche se non siamo in grado di spottarla all'inizio, però il tempo si resetta se usiamo la radio. Vabbè, almeno c'è l'aiuto della radio. Ok, quindi come usare la camera? Ok. Quindi fa. Quando fai la foto fa il checkmark e quindi è come se l'avesse fatta. E poi c'è la faccina verde che ti indica che la foto è stata scattata. Ah, le istruzioni possono essere checkate dal menu di pausa, ok, così se abbiamo bisogno va bene. Perfetto, prendiamo. No, la radio non la prendo, perché se la prendo adesso mi dice dov'è l'anomalia, io la prendo solo quando non trovo l'anomalia.
C'era questo sgabello prima. Adesso comincio a farmi delle domande. Vabbè, andiamo prima fuori, non si sa mai che c'è qualcosa di diverso fuori. Qua c'è qualcosa. Per favore, che non ci sia nessuno a queste finestre, vi prego. Allora, andiamo qua dentro a guardare. Niente, ma io ho capito bene la camera. Ok, sì, si fa così. Era qui la padella, non era più in mezzo. Oddio, a me sembra che la padella fosse più in mezzo. Questi sono tre, sì. Ah, lì c'è una cosa per le lettere. La maniglia è fatta così, lì c'è la serratura e qua c'è lo spioncino. Ok. Io non accendo le luci, tanto non mi servono. Ho la torcia. Qua mi sembra tutto giù. C'era quello? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Questo c'era qui? Porca miseria, ma mica mi ricordo. A parte che siamo solo all'inizio, quindi anche se si resetta il tempo e non azzecco. No, l'anomalia. Se non azzecco l'anomalia, che succede? Torno indietro anche in quel caso. Se non trovo. Eh sì, se non trovo l'anomalia. Qua mi ricordo che c'era sto coso, ma qua non so se l'ho guardato. Porca miseria. Vabbè. Non lo so, non saprei proprio, quindi proviamo. Ok. Sì, è questa direi l'anomalia. Sì, il ragazzino vuole giocare, però io andrei a letto, per favore, vi prego, aiuto. Io vado a letto, vaffanculo. L'ho trovata l'anomalia, l'ho trovata, infatti sono le due. Perfetto. Ho trovato già. Ecco, era quella, la palla stava lì sotto. Vedete che avevo una mezza idea di non aver controllato bene qui. Ok, vabbè, adesso ho trovato l'altra che è questa qua. Perché, insomma, questa qua è al contrario, non mi pare che fosse al contrario. Vediamo. E infatti sono le tre. Adesso sono cazzi, speriamo che il ragazzino non voglia più giocare. Ok, andiamo subito a guardare fuori. Lì, perché mi incute un po' di timore anche questa strana atmosfera che c'è qui fuori. Questo non so dire se ci sia scritta la stessa roba che c'era scritta prima, spero di sì. Qui non mi sembra che ci siano anomalie, vediamo qua dentro. No. Apriamo. Ok. Qua le luci mi sembrano giuste. Qui. Chi si ricorda? Ma tutto può essere inquadrato, porca miseria. Qualunque cosa potrebbe essere un'anomalia. Spero che sia visibile come quella di prima. Ok, qua mi sembra tutto uguale. Qui. Oh, no! 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 L'anomalia è questa. Adesso la fotografo e poi scappo veloce. Via! Corri! Via, vai a letto. Yes, sono le 4. Yes. Però le anomalie si fanno sempre più disturbanti. Mi spiace, ma l'ho già trovata, non vado neanche a guardare in giro, l'ho trovata, è questa qua. Non ha mai fatto così l'orologio. Via, scappa. Non so se si rimane. Ho visto anche la prossima anomalia, guardate questo qui com'è cresciuto. Beh. Oddio, fantastico. Fantastico, sono le 6, quindi. Wow, stiamo procedendo. Ok, ho visto anche la prossima anomalia, ma sempre in questa stanza. Ma cosa è successo al signore lì? Va bene, è questa l'anomalia. Ok, no, no. Se mi avvicino fa. No, ok, basta, basta, per me è sufficiente. Sono le 7. Qui peggioriamo, peggioriamo, eh.
Io adesso ho paura di cosa può fare sto ragazzino che adesso si sono fatte le 7 del mattino e vuole giocare, sto cretino. Allora andiamo qua, per favore, per favore, per favore, grazie. Ok, c'ho sempre paura di sto coso, sto sgabuzzino. Ok, 5. E un rotolo lì appeso, mi sembra che ci sia tutto, le luci ci sono. Questa stava appesa qua. C'era qualcosa qui? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Ok, questa ancora fu. Ah, questo qua era più su. No, no, questo è sbagliato. È questo. Aspetta, no, vai un po' più indietro, qua, così. Te capì? Eh sì, eh. No, no. Vediamo, giusto per sicurezza. Sì, mi pare proprio che sia quella l'anomalia. Ok, un'anomalia abbastanza ragionevole, va bene. Speriamo che siano le 8 del mattino. È sparito. No! Ho sbagliato! Ma mi sembrava che fosse più in alto il. No, non ci credo. Tutti i miei sforzi. Tutti i miei sforzi, maledetti. No, ero convintissima che fosse più su, invece no. E invece è qui. Ma sono proprio rincoglionita. Va bene, ok, per pazienza, si rifà, tanto è anche divertente. Tra l'altro non so nemmeno se le anomalie saranno le stesse o no. Quello era spostato lì? Sì, no, non so se è questione di spostamenti così minimi, non credo. Poi la versione Nightmare non so che cosa comporta, ci sarebbe da provare. Qua allora avevo già guardato, sì, e mo qual è allora la. Qual è l'anomalia? Dunque, lì non c'è niente, qui non c'è niente. Ah, non c'è il cretino, il cretino è sotto, il cretino è sotto, è sparito. Mi stai guardando? Mamma mia, mi sta guardando. Va bene, io ti ho beccato. Te. Porca vacca! Come giochiamo a nascondino? Via! Io mi nascondo qua. Forse era meglio dall'altra parte. Oh! Meno ma. Ah, ok, e se perdevo? Ok. Io ti ho fatto la foto, eh. Potevo andare a letto subito, forse. Ok, sono le 2, meno male. Boh. Niente, qua mi sembra tutto uguale. Sotto lì c'è qualcosa, no? Lo sgabello c'è. Ok, proviamo a uscire. Qui non c'è niente. Ok, meno male. Allora, poi va bene, andiamo di qua. Mi sembra tutto a posto qui. E le anomalie di solito sono più nella stanzetta, eh. Nella nostra stanzetta. Quindi non c'è niente. Qui nemmeno. Eccola qui. Yes. Yes, l'ho trovata, l'ho trovata, l'ho trovata. Corri, corri a letto. Dobbiamo recuperare il tempo perduto, che qui abbiamo fatto una cazzata prima. Ero così convinta. Sono le 3. Bene. Ok, vediamo la foto. Perfetto. Vediamo fuori. Niente. Vediamo qua. 4, sì. E vediamo di qua. Allora, qui mi sembra tutto. I fornelli, sinceramente, non lo so, non mi ricordo se erano così. Mi vengono tutti i dubbi del mondo. Qua sono sempre 3. Lì mi sembra che ci sia tutto. Vediamo. Qua a posto. Sì. E qua è tornato anche il rotolo di carta igienica. E quindi? Bene. Molto bene,
Non ho idea di quale sia l'anomalia. C'è qualcosa sotto il letto? No, non voglio tornare a Luna di nuovo. No, non lo so. Non so qual è l'anomalia. Non ne ho la più pallida idea. Allora, a me sembra che qui sia tutto come prima. Anche il frigo mi sembra uguale. Le luci? Sì. Questa sta andando. Qui vai a saperlo. Se i rubinetti sono giusti. Le scarpe ci sono. C'erano altri scatoloni? Non c'erano altri scatoloni? Ok! L'ho trovata l'anomalia. Ecco, forse dovrei trovare cose più inquietanti invece che basarmi solo sulle cose che vedo così in giro. Va bene, sì, ero sicura che fossero le 4. La televisione adesso? A me non sembrava che fosse così prima. Oh mamma, non lo so. Non so se è la tele. Proviamo ad andare fuori, non si sa mai. Che magari mi sbaglio. Mi sembra che la tele non fosse così prima. Ok. Ok. Andiamo a riguardare dentro la vasca da bagno, non si sa mai. Ok. Sì. Qui. Ok. Allora sì, sarà la televisione, lo spero vivamente perché non c'ho voglia di rifarmi di nuovo da Luna. No, non è vero. In realtà, visto che le anomalie sono sempre diverse, mi piace. Ok. Non mi piace guardare quello che succede di là. Non mi piace affatto. Deve succedere qualcosa di inquietante. Devo provare ad andare. No, 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 ho paura, chiudi, 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 cretino. Non c'è niente, non mi fai vedere niente, io do per scontato che basta, direi che abbiamo fatto. Non ha le orecchie il cretinino qui non ha più le orecchie, guardate, è lui la pietra dello scandalo. Yes, e siamo tornati alle 6. Vabbè che eravamo alle 7, quindi ma le anomalie sono sempre diverse, che figata. Anche se si torna indietro nel tempo, in realtà le anomalie sono sempre diverse. Nice, mi piace. Ok, guardiamo qua dentro. Niente, meno male. Qua a posto. Qui c'è una mano qua dentro? No, meno male. Qua nemmeno, niente. Oh, dove sono? Ok, qua. Oh, non lo so se erano girati dall'altra parte questi due, non me lo ricordo più. Forse erano girati dall'altra parte. Ah, non lo so. Lo sgabello c'era e c'è ancora. Sotto il letto non c'è nulla. Qua mi sembra tutto a posto. La foto, cioè la foto, il disegnino c'è. Sì, direi che l'unica cosa sono quei cavolo di fornelli. Lì c'era questa roba da questa parte. C'era la finestra dall'altra parte. Adesso mi viene il dubbio che non sia nei fornelli, ma che sia la finestra di qua. Boh, proviamo, sentite, se no torniamo indietro un'altra volta. A me sembra quella l'anomalia. Guardate come torniamo a Luna, eh. Vediamo. Lo sapevo! Lo sapevo! Ci metterò un anno e mezzo a finire questo gioco, perché. Cioè, oh fuck! Ciao, ragazzino. Ciao. Sì, va bene, basta. Grazie. Lo sapevo che c'era qualcuno lì affacciato, lo sapevo, vediamo se se n'è andato, meno male, qua non c'è nulla, allora andiamo prima qua, andiamo qua,
Chiudi qua. Ok. Oh, wow. Oh, bella anomalia, bellissima anomalia, te. Ah, fanculo. Ecco a cosa serve la corsa. Maledetti. E sono le 3. È sparito di nuovo il cretino. È di nuovo sotto il letto? Non è sotto il letto. Dov'è il deficiente? Dov'è? Adesso devo cercare il deficiente. Perché quello chissà dove si è messo. Ma dove è andato? Il cretino. È sul gabinetto? No. Qua? Nel bagno? Perché mi sa che lo devo trovare. O devo solo fotografare dove non c'è più? Forse mi limito a fotografare dove non c'è più. Non è sul soffitto stavolta, non vuole giocare a nascondino. Io do per scontato che devo fotografare dove non c'è più, dai, qua. Non mi hai preso niente. No, è qua. No, è qui che manca. Ah, voi vedete che è fuori? È fuori il deficiente? Sei fuori? Eccolo! Cretino! Mi Dove? vedo. No, basta, hide and seek, non so dove sei! Non so dove sei, io vado a nascondermi nel cesso. No, non posso uscire. Qui? No! E se perdo? No! certo che puoi vedermi! Ma no, ma non vale! Adesso mi ha tolto. Ma dai, ma sei un bastardo!